Ok, dopo una lunga assenza, siamo nel 2012 e oggi l'argomento di oggi è una cosa che penso che faccia piacere a chiunque. Parliamo del trombamico o trombamica. Penso che sia una persona che come favore, come farebbe un amico, te la darebbe. O te lo darebbe, che penso che faccia piacere a chiunque. Chi è che non vorrebbe un amico che chiami o un'amica che chiami a qualsiasi ora e dici: senti, ho una piccola voglia, magari uno che chiami quando hai forato la gomma in autostrada. Il problema col trombamico barra trombamica qual è? Spesso da una delle due parti in questa mini società di piacere, diciamo, nasce un interesse maggiore di quell'altro e qui iniziano i problemi. Perché se all'uomo interessa solo questa ragazza che veramente ridendo scherzando si fa trovare per fare del sesso, magari la donna pian piano inizia a affezionarsi e poi diventa un peso questo fatto che l'uomo lo usa solo per il sesso, però penso che oggigiorno possa capitare anche al contrario, che l'uomo si affeziona a questa donna, anzi forse qualcosa di più, perché una donna emancipata in questi tempi è una cosa che io personalmente trovo molto attraente. Io nel passato ho avuto una tromba amica. Anzi, negli anni 80 a Londra, considerando che non c'erano telefonini, non c'erano videogiochi, era una risorsa molto molto importante la tromba amica, perché come passatempo avevamo poco altro da fare. C'era la musica, la fidanzata, barra fidanzato, tromba amica, tromba amico, e c'era il calcio. Io odio il calcio, amo la musica e ovviamente amo anche la patata. Ci ho pensato a lungo e la cosa che mi è un po' misterioso è come nasce il rapporto di trombamico. Perché? Conosci una donna, un uomo, vi trovate bene a chiacchierare, diventate amici, siete molto affiatati come amici. E quando è che scatta la trombatina? Io spesso sentir parlare che ho un amico o un'amica e ci siamo trovate a letto insieme. Ma io non vedo questo gran problema, non capisco perché la gente considera il sesso così una cosa così impegnativa, perché se ci pensi, l'autoerotismo per dire è più o meno la stessa cosa, è solo che uno lo fa da sé, che in teoria fa per tre, invece con la tromba amica uno sfrutta l'altro per il proprio piacere, che i problemi nascono quando c'è un interesse diverso da una delle due parti, ma io ci sto pensando. Ah sì, a me la mia tromba amica, che tuttora conosco, ma non trombiamo più da più di 20 anni, era successo che quando uscivamo insieme a Londra, poi una volta, siccome abitavamo alle parti opposte della città, ogni tanto si fermava a dormire a casa mia, ogni tanto io dormivo a casa sua. E qui e lì una sera eravamo tipo a cucchiaio sul letto singolo, che ai tempi non avevamo le lette matrimoniali, e c'era tipo l'appoggio. E magari non era così stanco in quel momento, che sarà stata le 5 o 6 di mattina, non ero ubriaco, quindi peggio ancora, ero completamente sveglio, completamente cosciente. E bene o male, per quanto può essere un'amica o no, se una donna in mutande a letto con la schiena verso di te e siete messi tipo così, come si può dimostrare, tipo messi così a cucchiaio, se l'uomo sta dietro, un po' di struscio struscio ci sarà. Strusciando, strusciando, si sveglia l'inquilino. E mi ricordo che ridendo, scherzando, ah, senti cosa c'è qua, senti cosa c'è là, non è il telecomando della televisione, e alla fine abbiamo fatto sesso, ma ci siamo anche divertiti molto, perché è una cosa che io ripeto e ripeto e ripeto, che l'aspetto ludico di un rapporto è una cosa importantissima. Quindi,
non c'era nessun senso di colpa il giorno dopo, da parte mia assolutamente no, da parte lei c'era un po' un buongiorno, un po' con lo sguardo spostato, ma alla fine sono rimasti amici. Quindi io tifo per la tromba amica. Uomini, so perché sono uomo, che il sesso senza impegno ci fa solo piacere perché a volte i nostri ormoni vanno in eccesso e vanno scaricati, e cosa c'è di meglio di una donna disponibile di aiutarti in questo? E donne, voi fondamentalmente siete uguali a noi uomini, vi piace fare il sesso, vi piace il piacere che possa farvi provare al vostro corpo, quindi fatelo anche voi. Trovatevi tutti un tromba amico o un tromba amica, perché penso che se la gente nel mondo trombasse un po' di più, con la mente libera, ci sarebbero molto meno guerre. E con questa perla di saggezza vi lascio, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!